Bentornati al Bera Live, oggi con me Maria Sofia Federico. Che piacere essere qui. Che noi abbiamo fatto già un viaggio in macchina, abbiamo fatto un altro podcast praticamente, peccato che non l'abbiamo registrato. Va bene, vedremo di riprodurre tutto al momento, anche magari in termini più accattivanti per il pubblico che ci guarda perché lì ci eravamo molto molto dilungati quindi... è vero è vero ma siamo due chiacchieroni sia io che te eh. sì però forse davanti alla camera riusciamo a esprimere gli stessi concetti però a incanalarli meglio per farli anche arrivare perché noi oltre a parlare per uh, puro um, svago edonistico <ride> diciamo abbiamo anche qualcosa di importante da comunicare che può far riflettere no? Essere chiacchieroni è un pregio o un difetto? Perché eh, per il nostro lavoro e quello che vogliamo fare è sicuramente un pregio, però poi lo siamo anche nella vita di tutti i giorni. Ma lo sai che in realtà io ritengo che eh, bisogna invertire i termini: nel mm. senso che nel mio lavoro devo cercare di essere il più riassuntiva possibile, altrimenti non ti avrei neanche fatto il preambolo di Pocanzi. Nel senso che in un video dove devo esprimere magari um, insomma delle idee molto complesse è necessario essere riassuntiva, mentre nella vita di tutti i giorni, in particolar modo se condivisa con. Con gente che mi piace, tipo te, ti ho appena incontrato, però devo dire che oh, mi, sono trovata... Prego, mi sono trovata <ride> molto bene. Va bene comunque spaziare, allungare il brodo, perché un po'. Un naufragar Merdozza in questo male direbbe. Devo dire occupare. che sei fortunata. Tu sei giovanissima, no? E, e lo dicevamo anche prima. Quindi sei in una generazione che ti permette, in un momento anche dei social, che ti permette di produrre dei contenuti più lunghi, no? Mm -hmm. Perché io, ad esempio, ho vissuto un momento in cui sembrava che tutto doveva essere necessariamente veloce, no? E invece, grazie allo streaming, grazie a piattaforme quali Twitch, ma anche i podcast stessi, uno può anche provare a comunicare qualcosa in più senza avere la fretta, no? Di dover essere o sintetici o sbrigativi. Allora, sai qual è il problema magari di piattaforme come Twitch che comunque ti fanno andare in diretta? Che soprattutto quando sono utilizzate per un confronto si tende molto a buttare la discussione in cacciara. E eh, vabbè, questo in realtà avviene un po' in tutte le sedi. Però mh, se volessimo proprio essere specifici è difficile magari per due ore continuate seguire il punto uh, di una parte e poi ascoltare anche quello che ha da dire il suo interlocutore. E per cui alla fine um, boh, diventa tutto molto fazioso, mentre con un video su Instagram almeno è questa la chiave comunicativa che io sì. uh, molto spesso preferisco, prediligo. Uh, cerco in maniera molto 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 calzante di uh, raccogliere tutte le cose che devo dire anche con delle frasi che bam risultino spero impattanti per chi, le senti efficaci, per chi le sente efficaci quindi sì è vero ci si può diciamo prendere il privilegio di essere più, più ampi nelle spiegazioni però non è sempre un bene per arrivare all'obiettivo a parer mio ma un tuo podcast quando ce lo regali? Eh no, perché secondo me manchi solo tu. Anzi, a maggior ragione dovresti esserci tu perché lo stanno facendo un po' tutti. No? È la moda del momento, anche gente che non ha contenuti. Quindi, chi li ha dovrebbe assolutamente regalare un podcast al proprio pubblico. Poi, tu sei, secondo me, eh, parlavamo anche di questo prima, tu eh, secondo me hai un pubblico. Molto bello, nel senso no. Tu... Ma allora... <ride> all <io> credo... <ride> allora, entriamo nel all dettaglio. <ride> io credo di non avere un pubblico. Um, mi rendo conto che ci sono poche mm. persone affezionate, che io magari mi ritrovo anche a scrivermi sporadicamente dei complimenti per dire continua sempre nella tua lotta, ti sosteniamo, eccetera, eccetera, che effettivamente sposano le mie cause in gran parte. Poi però ci sono um, tutti quegli altri utenti che mi riempiono le sezioni commenti di um, considerazioni che magari, ritornando alla comunicazione che ti dicevo che auspicabilmente io vorrei rendere uh, comprensibile per tutti quanti, comunque ripetono le stesse cose che ho smentito nel contenuto sotto cui esprimono la loro opinione. E vabbè, anche magari aggiungendoci um, della violenza che non guasta mai quindi qualche insultino qualche presa in giro che non fa sviluppare effettivamente tu non riesci a schermarti da, dai commenti negativi perché eh, da quello che so e da quello che mi hai detto tu rispondi veramente a tutti ci tieni particolarmente sai molti se ne fregano a un certo punto io comunico i miei contenuti se attecchiscono bene se non attecchiscono amen invece no tu ci tieni poi ogni singola persona contraria alle tue opinioni Cercare di, insomma, di, di, di crearci un dialogo, certo, e eh, proprio perché, e grazie mille per aver specificato questo aspetto. Io non voglio imporre le mie posizioni, bensì voglio che eh, più persone possibili le capiscano e non che le accettino mm. per forza. Quindi mh, io adoro proprio il creare un rapporto anche se eh, magari dall'altra parte non c'è questa intenzione di mettersi alla pari in relazione con me perché vogliono solamente distruggere, anche perché io voglio prendermi le mie responsabilità. Se una persona non riesce a cogliere ciò che dico in un video, può essere anche per dei suoi bias, la maggior parte delle volte è così, ma non è escluso che io magari... Ehm, che io magari avrei potuto comunicare meglio se avessi saputo prima le contestazioni um, mm. possibili, no? Però quelle contestazioni non le posso avere uh, scrivendo il video e uh, le ricevo solo come feedback una volta che l'ho pubblicato, quindi ci tengo a rispondere perché è un'ottima occasione per mettermi in discussione e di conseguenza migliorarmi. Poi, sai, è, insomma, è bellissimo, stupendo avere gente d'accordo con te, ma è ancora più soddisfacente, 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 soddisfacente. quando riesci non dico a convincere qualcuno, però a aprire una persona a un'opinione diversa. Però poi ci sono alcuni che in realtà sono lì soltanto no? o per offendere mm. o semplicemente per passare del tempo, no? E non ti toglie troppa energia mentale, anche fisica? Uh, non ti saprei rispondere in realtà, perché per me è proprio di default mm. che appena mh, vedo un messaggio posto in quella forma... Mi viene da preparare l'antitesi, cioè <ride> io sono proprio macchinosa uh, sotto questo punto di vista, devo arrivare al mio scopo, il mio scopo è uh, far arrivare a più gente possibile uh, il mio pensiero. Mm. Uh, se poi questo significa anche mettermi a, insomma, uh, <ride> discutere anche perdendo tanta energia con persone che non sono disposte ad ascoltarmi. Tanto vale provare. Ho visto alcune tue risposte, no? Eh, e sei molto diplomatica. Ti invidio, per questo io sono permaloso, quindi non riuscirei a mantenere no, questo spirito zen. Eh, mi chiedo, c'è qualcosa che ti fa veramente incazzare tantissimo? Eh, o sei mai esplosa? Almeno una volta? Cioè ci sarà una volta che Maria Sofia Federico è esplosa perché qualcuno ha detto proprio la parola che non doveva dire? No. Mai? Perché... Insegnaci a vivere, ti prego, perché... Sp spiegami come fai, ti prego. Uh, giusto per onestà intellettuale, uh -huh. visto che io non me la sento di buttare le affermazioni senza giustificarle, per esempio ci sono degli spezzoni di live da Greenbaud sì. in cui litigo, tra virgolette, milioni, um, con Don Ambrogio perché lui, uh, in maniera incredibilmente provocatoria, Uh, dice devi essere più corta, devi arrivare uh, dritta al punto, giusto per infastidirmi. Io gli dico "No, ho il diritto di parlare tutto il tempo che voglio. Lui mi parla sopra e quindi mm. insomma, c'è stato un po' questo beef. Però in linea generale, quando non c'è proprio una mancanza di rispetto esplicita, palesata e si tratta solamente di confrontarmi con opinioni differenti dalle mie, per quanto queste magari possano essere formulate, possano essere eh, concettualizzate sulla base del nulla, sulla base della disinformazione, lì non perdono la calma. e questo che probabilmente viene dal mio essere profondamente antispecista. Okay. Perché parliamoci chiaramente. Io sono vegana, sono diventata vegetariana a 10 anni, ancora prima di sapere che cosa fosse il femminismo. <ride> e poi sono diventata vegana a 14. Quindi sapere che magari la mia migliore amica del tempo mm. mangiava la carne, quindi per me... Contribuiva a uno sfruttamento di massa della categoria più oppressa di tutti, cioè gli animali. Ed era una bella persona, mi ha fatto capire prima di tutto quanto il male fosse banale, quanto il male sia banale, un po' Anna Arendt, no? tutta la filosofia certo. per cui. Effettivamente è il gruppo che ti porta a uh, compiere determinate azioni senza neanche rifletterci, e come uh, la moralità, purtroppo, possa essere relativizzata a livello che non nasciamo con uh, un po' il daimon socratico che ci dice qual è la cosa giusta, ma la cosa giusta deve essere raggiunta con un ragionamento, no? perché altrimenti la sola empatia non basta, perché potrebbe essere rivolta nei confronti delle cose sbagliate oppure. Non nei confronti eh, delle questioni più, più meritevoli. Quindi da lì mi sono detta: ma se anche le persone che amo di più arrivano a fare qualcosa che per me è orrido, allora devo avere compassione per tutti. Devo sforzarmi, devo prodigarmi a comprendere tutti. E questo atteggiamento mi aiuta tantissimo, come dici tu, a rimanere zen, a mantenere la calma dibattendo. Eh, hai detto prima una cosa bella, eh, a microfoni spenti, che è una... provo a sintetizzare. Eh, fare l'attivista non è che l'ha ordinato il medico è una sorta anche di, di vocazione personale mm. non è che si può prendere soltanto il bello che c'è nel fare attivismo no? bisogna prendersi anche molto fango eh, ed è questo il, il motivo per, per il quale tu rispondi a tutti cerchi mm. di mantenere una diplomazia eh, ci sono invece altri attivisti o altre attiviste che insomma, non hanno questo spirito allora io comprendo il voler rimanere nella propria bolla perché ciò è propedeutico a creare uno spazio sicuro che magari anche per le persone da cui è seguito, da cui è, um, da cui è frequentato, non sia troppo triggering, perché poi magari l'altro risvolto, no? l'altra faccia della medaglia è eh, per esempio che una persona che potenzialmente concorda con tutti i miei ideali. Uh, poi, i miei ideali non è un modo giusto di esprimermi, e poi dopo magari spiegherò il perché. Insomma, le idee che promuovo. Perché si sente magari troppo attaccato dalla mia sezione commenti? Perché entra nella mia sezione commenti inferno. Entra <ride> nella mia sezione commenti fuoco, fiamme, cioè veramente Sodoma e Gomorra. Quindi uh, io rispetto anche chi voglia rimanere confinato. Solo che quando magari ci sono delle occasioni di uh, non inquinare i propri spazi um, in maniera interna, per cui non lo so. Uh, mi riferisco a delle possibilità no non dove tu devi, come me, che sono un'ossessa, rispondere a ogni singolo commento, bensì dove sei invitata da qualche altra parte a parlare e poi se ti dovessero arrivare dei commenti negativi a seguito della tua ospitata, li puoi assolutamente cancellare ah. perché è tuo diritto farlo. Perché rifiutare? Cioè, alla fine si parla tanto nel, nella retorica femminista, no? transfemminista, di occupare spazio, di invadere spazio. Però se rimaniamo solamente nel nostro e poi. I luoghi che hanno più bisogno delle nostre parole sono però popolati da gente che ancora pensa che Andrew Tate non abbia fatto nulla di male, secondo <ride> me c'è un problema comunicativo importante. Mi hai ricordato una precedente intervista che ho fatto con Alex Mucci, uh -huh. una cosa che mi ha fatto molto arrabbiare e che poi eh, si sono scatenati una serie di commenti, che poi eh, però erano sempre gli stessi, eh, di quei 4-5, che eh, commentavano il, il passato di Alex o comunque... Eh, Notizie fatti che non erano legati al tema della nostra intervista. E quello che mi è spiaciuto è che poi, sai, ti, ti metti in gioco sei sul web, produci un contenuto ed è giusto che la gente commenta, possa commentare quello che vuole. Però dico: porca miseria, di un'ora di intervista tu non hai commentato un contenuto di quell'intervista, ma ti sei soffermato semplicemente sulla presenza dell'ospite. Allora, io quello che mi auguro anche in questa, in questa occasione è che possano andare oltre al parere personale che sia. Del personaggio, anche questo è il senso del mio podcast, cioè non fermarsi al personaggio ma a capire chi c'è dietro la persona, no? Infatti, da um, due cose riguardo questo topic che secondo me è vitale, fondamentale da affrontare. Allora, um, io per dire mi sono ritrovata a essere sminuita, prima cosa. Mm -hmm. Per uh, via di persone che cadevano e cadono probabilmente in maniera intenzionale perché sanno che ahimè funziona nella fallacia argomentativa um, comunemente definita argomentum ad hominem. Quindi invece che ad hominem, quindi invece che uh, soffermarsi effettivamente su quello che dico in una determinata occasione, cioè in, una, in un determinato contesto, sto dicendo troppe volte occasione, perdonami, non ti preoccupare, um, che so, mh, dicono, magari sì, effettivamente commentano ciò che accade, però soprattutto condiscono la situazione con un Maria Sofia del collegio, sì, la sì. tizia di TikTok, la TikToker. Sono con... condizionati dalla propria idea legata al personaggio, che sì. pe però non vanno oltre. Ma sì, certo, però il, il punto che uh, sta un po' mh, alla base del perché questa tattica, uh, questa tattica retorica è un argomento fallace, Uh, nel fatto che 2 più 2 fa 4, che lo dica un contadino che quindi magari non ha studiato matematica uh -huh. uh, o che lo dica un matematico, cioè se una cosa è vera, è vera, quindi non devi farti, non devi far sì che il mio essere antipatico ai tuoi, ai tuoi occhi diventi uno schermo per quello che effettivamente sto so sostenendo, per accettare, per um, riflettere su... Um, la riflessione che espongo in, um, in quel determinato momento è davvero stupido. E poi la seconda cosa me la sono scordata ma riguardava Alex, mi pare. Eh, che cosa avevi detto? Cioè, sul fatto di Alex soffermargli. No, con... mi spiaceva insomma che eh, una parte dei commenti ah. fosse legata più alla propria idea del personaggio quanto ai contenuti espressi dalla okay. persona all'interno del podcast. Mi sono ricordata la seconda cosa, grazie per aver ripetuto <ride> um, ciò che avevi da dire. La seconda cosa poi è che le persone sul web danno troppa poca attenzione all'impatto distruttivo che eh, rappresenta il fenomeno del trolling. Cioè loro pensano di stare scrivendo un commento goliardico, un commento simpatico, quando per esempio io eh, parlando di diritti animali ehm, li leggo che spammano le emoji. Della carne, spalmano le emoji eh, del maiale con la ah, X sì, sopra, sì, sì. <ride> cioè prima maiale, poi la X <ride> sopra, e, e poi fanno robe tipo: eh, Non vedo l'ora di farmi una braciolata. Dopo ah, questo sì, video andrò sì, a sì. mangiarmi un Big Mac. Il problema non è lo squallore del commento perché poi loro possono sempre dire: Ma dai, ci vuole un po' di leggerezza, un po' di ironia. Per me è una questione di spazio. Ecco, sempre per ritornare alla rivendicazione dello spazio, io come la intendo. Tu stai decentrando l'attenzione, il focus che quel video vuole portare su una certa problematica per uh, buttarla sul ridere, per buttarla sulla parodia, quando tu stesso potresti mettere a disposizione il tuo spazio. In questo caso, inteso il tuo tempo, lo spazio nello scrivere un, un messaggio e il tempo per scriverlo, per farmi delle domande costruttive sulla questione e quindi magari apprendere qualcosa di nuovo, ma anche continuare a non essere d'accordo con me. Il problema è proprio la banalizzazione e quindi il rendere molto più, cioè il mostrare totale indifferenza verso ciò che si sta cercando di Ma lo di sai cosa avanti. mi fa proprio impazzire, no? Ehm, alcuni utenti no? che eh, insomma vanno su un tuo contenuto piuttosto che di un, di un personaggio qualsiasi, no? Scrive una cosa che eh, indispone, a prescindere. Poi, se sono fortunati che trovano una persona come te che magari si mette lì a rispondere in maniera educata, ok. Però la maggior parte delle persone si indispone e non risponde. Uh -huh. E loro poi si incazzano perché eh, la persona a cui è stata rivolta quella critica in maniera sbagliata non risponde. Peggio, a volte sono anche più arroganti, ti sbeffeggiano dicendo «Ah, a questo commento non hai risposto?» Che poi io dico sempre questa cosa: c'è una incapacità di trattare le questioni mediatiche come delle questioni umane. Ed è un problema anche dal punto di vista puramente logico-argomentativo: nel senso, um, la, la persona che vuole darsi un tono, ma che in realtà non ne capisce niente um, del tema, ti potrebbe dire, eh, a me non importa niente se quella persona. Um, ha sofferto in un determinato contesto perché i fatti e la logica, la sua emotività non conta niente, dimostrano che lei ha torto. Peccato che però per giudicare una questione um, i fatti e la logica debbano considerare anche uh, la sensibilità di chi l'ha fatta nascere. Mi spiego meglio, per esempio, um, l'ultimo caso no, che ha acceso il web dove io dicevo di essere stata vittima come poi sostiene la legge di condivisione non consensuale di materiale intimo a seguito dei leak dei miei contenuti su OnlyFans mm -hmm. ha aizzato un sacco di gente che si è soffermata sul dire che sono vabbè sono vergognosa perché mi sono paragonata alle vittime di revenge porn quando revenge porn legalmente non esiste ed è solo una terminologia coniata dai giornali perché vabbè mm -hmm. poi se poi approfondiremo e uh, senza però, anche quando sarebbe stato loro compito farlo, giudicare la complessità della circostanza e quindi bypassando totalmente, ignorando totalmente il fatto che intanto la gente mi era venuta a scrivere te la sei cercata, sei una puttana, eccetera, eccetera. Ora, una persona come me che magari si ritrova davanti delle critiche legittime, dei dubbi legittimi sul fatto che. Um, effettivamente quello che ha subito uh, non sia uh, condivisione non consensuale di materiale intimo, bensì pirateria, secondo te come è messa nelle condizioni di rispondere se intanto vede che queste stesse persone che hanno avuto um, la, la voglia, hanno avuto uh, m, diciamo l'investimento, no? hanno fatto l'investimento di scrivere tutto un messaggio argomentato dove spiegano la loro idea, quando queste stesse persone non hanno avuto... Veramente un briciolo, un, uh, un milionesimo della premura per rendersi conto che forse prima un bel disclaimer da fare era mi dispiace molto per tutto quello che hai subito i commenti che hai ricevuto al riguardo sono indecenti sono indecorosi eh, però tuttavia a parte che ti do il mio totale sostegno per questo sì, c'è certo. una cosa per cui non sono d'accordo cioè capito io vengo posta come una questione ideologica non come una persona che quindi dovrebbe essere trattata prima di tutto da persona e poi dopo che può ricevere delle giuste critiche io guarda sono un fan dei modi io penso che i modi cambiano completamente tutto perché si può essere assolutamente in disaccordo anzi anche bello a volte essere in disaccordo certo. perché c'è ricchezza in, in un momento in cui ci si confronta però sono i modi che cambiano cioè se io eh, ti dimostro solidarietà però poi ti espongo qual è il mio dubbio io penso che tu sia mh, ben predisposta a confrontarti con me e, e tanto magari mi ringrazi no, per la solidarietà però mi spiegheresti quello che ti ha portato a fare determinate dichiarazioni no certo cioè, è proprio l'idea di fondo a essere disturbante, ovvero che, ripeto, mi consideri un terreno di battaglia ideologico e non una persona, perché poi dicono, eh, ma quello che sto dicendo è vero, ammesso che lo sia, perché poi checaflò <ride> si è espressa, uh, frichi Oletta si è espressa, entrambe laureate in giurisprudenza, una serie di altri avvocati hanno detto questa cosa, i contenuti che sono stati diffusi in privato, personalizzati, Uh, non consensualmente, dal mio OnlyFans si configurano come condivisione con non consensuale di materiale intimo e non come pirateria. Quindi anche loro avevano torto e, e si sono riempiti la bocca di certo. una serie di cose che uh, non erano corrette. Ma secondo te, che cos'è che non ti perdonano? Aspetta, diciamo, dico sì. questa cosa e poi andiamo a questa domanda. Perdonami se ecco, qui mi sto dilungando, ecco perché non dovrei aprire un podcast. No, devi, devi, assolutamente. Vabbè, perché poi non, mi rendo conto di non essere facile da seguire, quindi per questo preferisco farmi la no, messa. No, 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 ma invece incarrarmi. questo è proprio lo spazio in cui bisogna dire tutto quello che, che si mm. vuole, Va si desidera. Bene. vai mm, Grazie per questa concessione. Cioè, appunto, il problema è che loro dicono: ma quello che sto dicendo, magari è vero, magari lei è davvero vittima di pirateria. Ok, ma non. cioè ma non rende corretto il modo in cui ti stai ponendo, perché anche se quello che stessi dicendo fosse vero, sbagli nel non considerare la complessità umana della questione che vai a commentare, quindi fai un ulteriore danno. E la gente davanti a questa tridimensionalità è cieca ed è una roba che io non sopporto. Comunque cosa non mi possono perdonare? Tu mm. sai cosa è che non ti perdonano? I tuoi detrattori, perché a prescindere ti attaccano paradossalmente proprio per i modi. Ora tu, cioè mi vedi nei video mm. loro dicono che sono incredibilmente arrogante, saccente e maestrina <ride> che è una cosa che poi Posso... scusami se ti interrompo e eh, secondo te è legato ai tuoi contenuti al modo in cui li poni o alla tua età alla mia età sinceramente io poi sono una che ti ripeto cerca sempre sempre di decostruirsi il più possibile mm. perché eh, mi rendo conto che il mio obiettivo è arrivare alle persone però io tendo a non, a non smussarmi più nel momento in cui il motivo per cui non arrivo alle persone è uh, un altro spunto, è un'altra, um, diciamo, istanza in cui dover parlare di discriminazioni. Perché anche il non voler ascoltare una persona. Per il modo in cui esprime un concetto, che non è come la cosa di prima, perché lì c'è proprio un'incompletezza nel concetto, perché il fatto che tu non mi dimostri sostegno affiancato alla tua critica è un'incompletezza nell'argomentazione, perché non valuti la mia dimensione umana. Invece, il tono in cui io esprimo delle idee, che poi tu lo vedi non è nemmeno aggressivo, perché io nei video non, non insulto nessuno, eh, ness c'è cioè nessuna persona fisica, nei commenti non l'ho mai fatto, mentre tanta altra gente che magari loro idolatrano sì. Con loro intendo le persone che mi criticano, però, vabbè, questa è un'altra storia. Vabbè, comunque questa è una fallacia argomentativa, un'altra, si chiama tone policing, cioè il rifiutarsi di voler ascoltare una persona per il modo in cui si pone. Quando io potrei potenzialmente trovare antipatico, potrei trovare non piacevole qualsiasi cosa, quindi bisognerebbe guardare mh, il contenuto, non la forma in cui è espresso. E, e ti ripeto: una discriminazione vera e propria. Perché se tutto quello che io dico non viene um, appreso, cioè non viene proprio preso in considerazione solo per um, come mi va di dirlo, allora mi rendo conto di chi magari come me non si può permettere di contare fino a 10. Ed esplode di rabbia per delle ragioni che sono più che valide. Ma a una persona che, per esempio, a una donna che è stata violentata, tu le vuoi dire di esprimersi in maniera calma davanti al suo stupratore, e la gente dirà sentendo sto ragionamento. Ma è diverso. È diverso. No, non è diverso perché eh, magari. Questo vive a modo proprio alcuni abusi, cioè, anche questo, quello che è successo a te, secondo me, è un abuso. Certo, però quello che. Esatto. Il punto è proprio questo. Ormai e per fortuna, nella mentalità comune, lo stupro è una cosa che è considerata, nonostante ci siano delle persone che, non identificandosi come supporter di stupratori oppure come stupratori in primis, portino un sacco avanti questo retaggio culturale tramite della cultura dello stupro. Intendo tramite frasi tipo: Te la sei cercata, tipo dovevi proteggerti, tipo, eccetera, vabbè, quelle cose che hanno scritto anche a me, mm. cioè invece appunto di dimostrarmi empatia. E quindi andare dalla mia parte un dovermi limitare. Se, scusa se ti interrompo, sai cosa penso? Che ogni persona, prima di commentare, di digitare, di buttare i polpastrelli sulla tastiera, quando scrivono te la sei andata a cercare, dovrebbero immaginare dall'altra parte, questa famosa empatia, di avere a che fare non con una sconosciuta, ma con una sorella, una cugina, una figlia, una migliore amica, una fidanzata. E secondo me in quel momento se tu visualizzi <ride> che c'è accanto una persona a te vicina, non, non dici quelle cose. Mm. Allora, è più complesso. Cioè, allora, prima finisco quella cosa di prima e poi ehm, discutiamo un attimo su questo punto. Allora, il problema è il fatto che, nella nostra cultura, per fortuna, è già consolidato l'immaginario comune per cui una persona che viene stuprata è una persona che effettivamente ha subito qualcosa. Quindi, in quel caso, è più accettabile, anche a livello percettivo, che una vittima ehm, manifesti il suo disagio in maniera molto, molto violenta. Mentre invece, per quanto riguarda uh, delle questioni ancora nuove, delle questioni ancora fresche, il fatto che le emozioni che sono palesate, no? magari in uno sfogo dove si racconta questa cosa, come nel mio caso, anche se io quel video l'ho fatto in maniera super asettica, sembravo un robot quando spiegavo um, dei leak di, di Telegram, no? okay. dei leak di OnlyFans... Cioè, la gente ancora nella propria testa non l'ha fissato, non l'ha eh, incatenato al concetto di ok, questa cosa è effettivamente grave. E quindi se lo esprimo con rabbia porta in tilt i cervelli. Cioè, nel senso, fa, fa proprio dire c'è qualcosa che non va. Il problema, però, visto che noi non possiamo aspettare che una questione per la maggioranza diventi effettivamente grave, diventi effettivamente considerata grave per far esprimere le proprie emozioni a una persona. Dovremmo direttamente estendere la possibilità di arrabbiarsi, di urlare, di piangere, di dire quello che si deve dire in tutti i modi possibili e poi contestarlo non perché quei modi ci stanno antipatici, bensì perché magari l'argomentazione espressa non vale niente. Sarebbe così semplice, guarda però no, no. <ride> allora, eh, non ti perdonano l'età, perché quando sei giovani e si hanno contenuti, c'è sempre questa cosa dell'arroganza, della presunzione, che ne sai tu, ti mancano le esperienze di vita e quant'altro. E ti chiedo, la TV te la perdonano oppure no? La TV mm. no, assolutamente. Perché no. secondo te non te la perdonano? Perché è un programma legato, all'adolescenza, a, non so, a, all Vabbè, a per... un tipo di pubblico. No, no, Scusa, ti avevo interrotto no, no, senza no, volerlo. Volete. Vabbè, perché il collegio ha una nomea pessima ed effettivamente un po' se la merita. Non è per sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma è perché, ehm, diciamo, è diventato conosciuto per, come fenomeno trash, quindi lo comprendo. Però io credo che mh, in questo caso sia veramente difficile non andare oltre l'apparenza cioè mi rendo conto che magari il discorso che noi abbiamo appena fatto sul tone policing, sui modi in cui deve essere espresso un concetto il parallelismo con lo stupro, queste connessioni qui siano un qualcosa di un pochino più alto di un pochino più arzigocolato. però nel momento in cui io ho dichiarato pubblicamente ai 4.20 io sono andata al collegio ben cosciente del fatto che fosse quello che, che, fosse quello che era insomma perché volevo aumentare la mia visibilità così da arrivare magari proprio a quelle persone che lo seguono e quindi per. È parte di una strategia. Sì, 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 l'ho sempre detto. quindi per antonomasia queste persone qui sono le prime che avrebbero bisogno di approcciarsi al mio messaggio. Perché magari non, hanno... non sanno che cosa voglia dire femminismo, per dirne una, e per non rimanere a parlare con chi già la pensa come me. Là è un po' difficile continuare ancora a dire Maria Sofia del collegio ha perso di credibilità, Maria Sofia del collegio, no! E poi comunque, sempre perché io sono una che ci tiene, anche se gli avessi fatto la scema, avrei avuto questa, questa giustificazione, ma questa scusa, ma io la, la scema non l'ho fatta. Cioè lì ho parlato di body shaming, io lì ho parlato di bullismo, io lì ho parlato pure di poliamore, io lì ho parlato di famiglia, io lì ho parlato di un sacco di cose. quindi che cavolo, dai. Rimane l'etichetta per alcuni, e infatti, ma poi come bisogna scrollarsi questa etichetta di, di dosso? Cioè, che cosa si deve fare più che essere attivisti, dedicarsi alle cause, eh, impegnarsi con tanta passione? Cioè, cosa si deve fare di più per liberarsi di queste etichette? Poi sul, sul, sulla, sul concetto di etichette, poi eh, possiamo parlare eh, giorni e giorni, no? Mm -hmm. eh, che poi è su tutto, no? Posso darti una risposta Devi. molto molto beffarda Devi. semplicemente creando altri scandali che gettino ancora più nella merda il tuo personaggio tra virgolette mm. che poi io non mi ritengo un personaggio perché come sono sul web sono sempre mm. come sono sul web sto parlando adesso perché quelle sono cose in cui genuinamente credo però per esempio io ora diciamo in giro mh, noto che gira meno la voce del Uh, Maria Sofia del collegio ha fatto questo, ma gira più quell'ambientalista pazza che invade i supermercati, uh, ne ha fatta <ride> un'altra grossa, per dire. Okay. Quindi più fai casini, più quei casini andranno a ridefinirti, a reshape. Quindi allora, tua... età non te la perdonano, no. la TV non te la perdonano, no. le tue posizioni? Eh, ciao, <ride> ma infatti è proprio questo il discorso <ride> del tone policing. Secondo me, questo mettere davanti, ma non mi piace il tono in cui dice una cosa è Sempre fatto perché non si vuole veramente, non ci si vuole veramente confrontare con l'idea espressa. quindi è un modo per guadagnare tempo e per nemmeno stare faccia a faccia con, um, con la diatriba. No, mm -hmm. perché poi io dico pure una cosa: ma vuoi essere trattato da bambino? Nel senso, questa roba del tone policing è importante perché la gente dice: Se lei è antipatica, non si può lamentare se le persone non l'ascoltano e magari. Quella persona è la prima persona che eh, porta avanti questa argomentazione mettendo come soggetto gli altri no? nel, nel pronunciarla, però includendo implicitamente anche se stessa. Quindi potrebbe anche dire: Io non l'ascolto perché i modi in cui dice le cose, anche se potenzialmente queste potrebbero essere mh, lecite, mh, mi allontano da lei. Allora, la domanda che io faccio per risposta è ma sei così stupido? Cioè, tu sei così stupido da voler essere imboccato come un bambino e non... e de-responsabilizzarti al tal punto da sbattere i piedi e dire no, io non l'ascolto perché mi sta antipatica, anche se razionalmente riconosci che sto dicendo qualcosa di sensato. Cioè, ma è normale questo. Quindi, e, e senti, invece le live, tu spesso partecipi, sei richiestissima, eh. sono cose che ti aiutano o sono cose che in qualche modo a volte ti, 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 ti affossano, perdonami il termine un po' forte. Ma allora... Uh, se... Ah, poi ti chiedo anche, sì. ti, pi ti piace fare le live? Oddio, che domande complicate, perché sono molto sfaccettate, quindi ci metterò un po' di tempo anche perché sto elaborando quello che penso al riguardo. Allora, allora ti do un, un ulteriore dettaglio, no? Perché, eh, adesso senza fare nomi, però ci sono alcune live i cui format sono un po'... No? Per ridere e scherzare, per passare il tempo, a volte le, le argomentazioni sono anche molto superficiali e a volte invece sono de, 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 dei veri e propri contraddittori con contenuti importanti. Sì. Ecco quindi, non so, magari il momento in sé è bello, è ricco, è utile, però poi magari il contenitore generale. Fici eh, sì, la risonanza dici, eh, Sì, magari è un qualcosa che cioè, allora, uno ha un concetto serio, può andarlo a esprimere pure a pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, no? certo, è il discorso che ho fatto col collegio. Eh, esatto, però poi magari il format eh, che, che la cornice intorno automaticamente abbassa <ride> la credibilità per alcuni mm. no, che tu hai. Vabbè, di certo un'altra lotta sociale va portata avanti su questo fronte. Quindi far capire che proprio perché noi dobbiamo parlare di argomenti seri dappertutto, poi non dobbiamo essere ipocriti e parlare di argomenti seri solo dove è concesso. Lo dobbiamo fare in tutti gli spazi per far capire che ogni occasione di, um, di, di ritrovo per um, ricreare, no? Di, proprio, deve essere sfruttata eh, per. Um, far passare un qualcosa di, di forse più utile, no? Per cui anche su questo io sarò molto solida nel dire no, se vado in live da un certo canale, su un certo canale Twitch che è conosciuto per, insomma, scherzare per un format più, meno, diciamo, più... Leggero, diciamo. Super, sì, leggero, ecco, è leggero. il termine più azzeccato, ciò non vuol dire, anzi dovrebbe essere da apprezzare che io su quel format leggero cerco di... Mh, impiantare un seme della consapevolezza maggiore, anche magari alzando altre persone che partecipandovi sono sempre state conosciute per quello, quindi io sto smuovendo qualcosa, non è che mi sto uh, sminuendo, mi sto svilendo perché uh, mi abbasso a quei livelli, no, perché se anche quelle persone che frequentano quegli ambienti poi si sentono mosse, si sentono effettivamente toccate da ciò che dico, tanto da sentirsi in dovere di rispondere, di portare avanti la discussione, vuol dire che insomma c'è stato un vantaggio da parte mia non è che sono io che mi, che mi abbasso forse sono loro no? che uh, si adeguano a qualcosa che prima non conoscevano o che prima non avevano contemplato proprio perché erano interessati ad altri ad altro. però per quanto riguarda uh, l'aftermath quindi il mio trovarmi magari commenti negativi sulle clip uh, su TikTok, quelle derisioni tipiche boh, io sono arrivata al punto per cui non mi importa veramente più niente, ma non perché i commenti abbiano smesso di ferirmi, ma perché mi dà visibilità, mi dà modo di parlare con più gente possibile. Allora è buono, allora è giusto. Fa sempre allora parte della strategia. Eh, sì. eh. Ormai mi racconto questo anche forse per, soffrir, per soffrirci di meno, quindi è una sorta di coping mechanism. Però questa cosa che hai detto è importante, non è che la sofferenza non c'è, questo sarebbe... Da, da sottolineare infatti tu prima facevi il discorso sul, sul te la sei cercata perché nel te la sei cercata in realtà c'è un nucleo um, più essenziale più atavico che è praticamente il te lo dovevi aspettare e la gente dice cazzo ma perché è sbagliato se effettivamente tu stai in una strada um, Desolata, una strada malfamata, dove sai che c'è un'incursione di furti, di um, comunque che so, sì, sì, che... situazioni losche molto, molto um, presente. Per quale motivo um, tu pensi di non dovertela aspettare Quindi, addirittura, prendendo la responsabilità, cioè responsabilizzando, ti dici di non essertela cercata? Tu sapevi ai rischi a cui saresti andata incontro. Sì, il problema è che non è questo il punto. Anche io so che esponendomi sui social, ecco diciamo un altro paragone, eh, riceverò commenti negativi. Ma il fatto che io ne sia cosciente non toglie che siano dolorosi. E quindi se io vado a denunciarli, se io protesto contro questa cosa e spiego tutte le ragioni per cui quei commenti negativi sono sbagliati, tu non è che mi devi andare a dire, eh, però te lo dovevi aspettare quando sei esposto come un personaggio pubblico, questi sono i risultati, eccetera, eccetera. Perché non è questo il punto. Cioè, io me lo aspettavo, ma non è che sono una vittimista se vado a ribellarmi proprio perché me lo aspettavo ed è così grave che la realtà dei fatti sia così, la normalità sia così. Devo lamentarmi. Beh, se vogliamo portarlo ad un concetto più ampio, è come quando uno dice: Ma perché rimane in Italia se le cose non funzionano? No? Eh, anche lì uno se la va a cercare rimanendo al proprio posto. Però mm -hmm. uno spera di essere in un ambiente e di poterlo migliorare in qualche modo. Esattamente. Eh. E lo stesso, tra l'altro, in maniera più. diciamo Ehm, comprensiva potrebbe estendersi, come dicevo prima, alle violenze di genere, ma anche per una ragione puramente pratica. Nel momento in cui si perde tempo e si occupa spazio, perché lo spazio, come vedi, è un concetto ricorrente all'interno di questa conversazione che stiamo avendo, nel dire alla vittima: Eh no, però tu. Ma mm, no, te la dovevi aspettare, ma no, te lo dovevi, no, uh, te lo dovevi mh, cioè, te la sei cercata perché è così che vanno le cose, eccetera, eccetera. Prima di tutto si parte dal presupposto che il mondo non cambierà mai, e quindi con queste stesse parole, formalmente parlando, va a riconfermare lo status quo. Ma poi in secondo luogo, per metterla su piani più concreti, più pratici, visto che loro portano tanto avanti questa narrativa del concretamente se non vuoi farti violentare non ti devi mettere quei vestiti, non devi uscire a una certa ora, eccetera, eccetera. Non credete che così stia andando dalla parte dello stupido? Del molestatore? Perché per quanto mi riguarda, se perdi tempo a recriminare alla vittima tutto quello che avrebbe dovuto fare e tutto quello che non avrebbe dovuto fare, poi tu perdi tempo per prendertela con il carnefice e soprattutto, visto che questo sulla vittima grava in una maniera psicologica indicibile, pesantissima, lei molto probabilmente non troverà la forza di denunciare. Che cosa succede quando una vittima non denuncia? Che lo stupratore o il molestatore o Chiunque abbia compiuto una violenza di genere del caso rimane a piede libero. Quindi, concretamente parlando, il dire te la sei cercata, te lo dovevi aspettare, è controproducente per la causa, nonostante la causa, qual è l'intenzione per cui è stata detta questa cosa, sia proteggere le persone che ehm, hanno subito tale violenza e prevenire che questa violenza riaccada. Non so se sono stata chiara. Chiarissima. Ehm... Olifanz, ne uh -huh. possiamo parlare? certo che ne possiamo parlare. Se lo perdonano, li fa, oppure no? No, vabbè, ma perché? Cioè... <ride> Qua apro un capitolo enorme. C'è il mind blowing eh. lì. Ma come la Santarellina, secchiona, maestrina, è pure una puttana? Assurdo. Quando effettivamente le cose non vanno in contraddizione. Il metterle in contraddizione mh, non fa nient'altro che creare delle dinamiche profondamente misogine e sessuofobiche. Perché qual è l'idea? Che se mostri il corpo non hai nient'altro da offrire quando non è vero perché io posso essere intelligente, posso mostrare il corpo e la gente dice "Ma scusa, se sei intelligente non potresti mostrare solamente quella parte di te e non il resto che però è scambiata per superficialità?". Io mi chiedo perché dovrei attenermi ai tuoi standard? Prima di tutto mostro entrambe le cose, perché altrimenti non farei nemmeno attivismo sul tema sex work, ma anche se volessi solamente mostrare il mio corpo, quale sarebbe il problema? Allora bisogna un attimo andare Uh, alle origini di, uh, del perché è nata questa mentalità. Perché è nata? Perché uh, purtroppo mh, effettivamente ci sono dei problemi sociali che non sono mai stati trattati con il giusto riguardo e che però hanno voluto trovare perché è sempre più semplice un capro espiatorio. Questi argomenti sono, queste tematiche sociali sono um, la mancanza di meritocrazia nel mondo e la bellezza intesa come privilegio, perché in primo luogo i canoni di bellezza si sono affermati all'interno del nostro mondo escludendo una serie di altri corpi e quindi togliendo a essi anche della validità, perché da dire un corpo non è bello, un corpo non è valido, fa schifo, non merita di essere guardato, eccetera, eccetera, ci vuole pochissimo. Che voglio dire? La gente se la prende tanto con chi monetizza sul proprio corpo, chi diventa famoso sul proprio corpo, perché dice: Io che mi spacco il culo così, studiando medicina 25 anni, oppure scrivendo un libro che è al pari del capitale di Marx, non vengo considerato. Mentre questa persona che mette le zinne di fuori sui social ha milioni di likes piuttosto che quella persona è privilegiata perché io, il mio aver scritto il nuovo capitale di Marx, me lo sono dovuto guadagnare con studio, con impegno, mentre quella persona è nata semplicemente fortunata con degli attributi che all'interno della nostra società sono considerati attraenti. Eh, allora forse invece di prendersela con chi mostra il corpo, dovremmo prendercela con questi due problemi sociali, incitando le persone a essere più interessate quando si parla, per esempio, di arte, quando si parla, per esempio, di battaglie sociali, così da dare la giusta attenzione a tutti quei professionisti e magari farla superare, no? Rispetto all'attenzione che si dà ehm, alle persone che magari fanno i TikTok, oppure come me fanno sex work, un sex work semplice, non troppo ingegnato. Io poi, vabbè. Modestamente, sono cioè un OnlyFans che è una galleria d'arte, è pieno di foto belle, quindi forse un po' di riconoscimento me lo merito, però hai capito quello che <ride> sì, voglio certo, dire, certo. no? E in più poi uh, distruggere questo discorso dei canoni di bellezza, perché prima, per esempio, proprio rimanendo sul mondo del porno, alla fine tutti i corpi, in un certo tal senso... Sono accettati, cioè vediamo che ci sono categorie per qualsiasi cosa. Il problema però è che quelle categorie sono soggette a feticizzazione. Per esempio, se io eh, vedo una persona disabile in un porno, vedo tantissime altre persone che guardano quel porno che vanno a deumanizzare la persona. Non è che la trovano genuinamente attraente, cioè Chiaro. come troverebbero attraente qualsiasi altra persona. C'è cioè, una ragione discriminatoria che porta all'eccitazione sessuale. Quindi se si andasse a risolvere questi problemi, il problema del canon di bellezza rendendo tutti i corpi normali, rendendo tutti i corpi validi agli occhi comuni e quindi rendendoli anche mm, normali, no? Per la sessualizzazione. Non so se mi sono spiegata bene. No, 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 è chiaro, è chiaro. Sì, sì, ok e poi si andasse a uh, ripristinare il merito che un sacco di categorie non hanno riconosciuto perché purtroppo in giro c'è tanta superficialità il problema non sarebbe più i sex worker e io però mi devo appioppare tutto questo peso, mi devo appioppare tutti questi problemi perché la gente non ha lo spirito critico di andare a vedere che alla base di questo malcontento c'è un qualcosa di più profondo ecco perché uh, spiegata la dicotomia, anzi no la dicotomia, l'ossimoro, ragazza intelligente e ragazza troia sei vanitosa? Molto vanitosa, molto vanitosa e molto esibizionista. No, perché c'è anche la componente della vanità, semplicemente a volte. Certo, no? certo. A, chi, a chi non piace essere vanitoso, se no Sennò non, non saremmo tutti sui social. No? Ma voglia, voglia. Tu quando hai aperto l'IFANS? Uh -huh. Dimmi sinceramente, quali sono state le motivazioni? Ho detto, sai che c'è, adesso uh -huh. me lo apro. Allora, ehm, corto della mia fidanzata perché ci servono i soldi, visto che i crowdfunding non spingono, sempre per ritornare alla questione del non diamo abbastanza importanza agli altri tipi di arte, e dico altri tipi di arte perché, per quanto mi riguarda, anche il sex work può diventare arte, quindi il discorso che diciamo ho appena concluso potrebbe anche essere visto in una prospettiva ambivalente okay. quindi magari diamo troppa importanza alla musica commerciale piuttosto che alla musica studiata con un concept dietro eccetera eccetera stessa cosa come il sex work, che c'è cioè un sex work un pochino più casereccio diciamo, un pochino più senza pretese ci sono dei sex work che possono anche salire no? Quindi vabbè e... sì per la mia fidanzata poi perché io ho sempre voluto fare sex work però diciamo che se me lo sono aperta subito era per lei e invece cioè, ho sempre voluto fare sex work perché io ehm, dalla gente che mi dice lei voleva cambiare il mondo lei fa tanto la santarina io sulla mia pagina di attivismo ancora prima di andare dal collegio ricordo anche a chi mi accusa di aver uh, sviluppato la mia visibilità solo lì avevo già 40.000 followers guadagnati di mio sudore um, già lì parlavo di liberazione del corpo, di liberazione okay. sessuale, di emancipazione sotto um, questo punto di vista e poi perché... Um, nulla, volevo proprio sensibilizzare quindi ho sempre voluto fare sex work per una componente di vanità ho sempre voluto fare sex work per una componente di attivismo e poi pure per aiutare lei ok, vabbè se ti guardassi tu dall'esterno mm -hmm. no, fai questo gioco di sdoppiamento mm -hmm. <ride> che cosa criticheresti di te stessa? tutto tutto? tutto perché uh, io già mi guardo purtroppo con gli occhi dell'esterno che purtroppo non sono degli occhi imparziali e uh, se mi posso permettere di essere qui davvero arrogante, altrimenti non sarebbero gli occhi dell'esterno, <ride> okay. perché l'esterno che mi giudica non è imparziale, non è obiettivo, uh, ti dico tutto, cioè, per esempio, ma questo è in realtà. Questa è in realtà è una questione molto soggettiva nata dall'odio che ho ricevuto online e che continuo a ricevere. Cioè, io, per esempio, mi riguardo nei video vedo che ho delle espressioni strane, un tono di <ride> voce strano, quando niente dovrebbe esserlo. Mm. Cioè, mh, per esempio, beh, questo non c'entra molto, però se si può allacciare, io lo allaccio. Io parlo cioè, ho parlato anche sulla mia pagina, per fortuna, di neurodivergenze. Perché ho avuto um, la fortuna di ospitare um, un attivista veramente formidabile, incredibile, Autistic Red Freak Hey, che praticamente. Uh, K, io sbaglio sempre il suo nickname, che merda. <ride> che praticamente è una persona autistica e in effetti tutto il discorso che mh, ruota intorno alla neurodivergenza è che noi consideriamo da correggere, noi consideriamo strani uh, dei comportamenti solo perché questi non sono popolarizzati, solo perché questi non appartengono alla maggioranza delle persone, ma che se le persone. Neurodivergenti fossero la maggioranza, le persone neurotipiche fossero la minoranza, noi, per esempio, considereremo strano chi parla con un tono di voce sempre settato, uh, in maniera che so, anzi, no, un tono di voce che. Monotono, meno acceso del mio, che può destare scalpore, perché dico, com'è questa esaltata parla in questo modo <ride> okay. solo perché la maggioranza non fa questa cosa. Quindi io sono la prima a credere che nulla debba essere strano. Però purtroppo per il condizionamento che ho ricevuto, ho visto il trattamento sui social, io vedo un mio video e dico: no, no, no non, non è proprio cosa. Questa più sui comportamenti, sui contenuti, eh, c'è qualche posizione che hai rivisto nel tempo, e che magari hai detto: Mamma mia, ma perché la pensavo in questo modo? E se, sì, però quei post li ho tolti. Ah, li ho tolti proprio. Sì, perché non, non ha senso. Cioè, se io non fossi più rappresentata da una cosa che c'è sul mio profilo la toglierei senza problemi. No, ah, perché tante volte uno appare sicuro. Tu appari sicura mm -hmm. su, quando, quando trasmetti i tuoi contenuti, ma essere sicuri non vuol dire non, non avere la possibilità anche di cambiare opinione talvolta, no? o di avere anche delle incertezze, delle, delle lacune. Soltanto che sui contenuti che sono stati studiati. Sia un pochino più, più sicuri, no? Sì. Non è che questo poi si tramuta in presunzione? No, no, cioè almeno io spero di no, perché quando non sono più concorde con un allineamento ideologico che avevo in passato, cancello sempre tutto. E non mi importa se magari io ci ho messo tempo a realizzare quel contenuto, eh, oppure quel contenuto mi ha portato visualizzazioni. Se dico una cazzata, ho detto una cazzata, basta. Tra Beh. tutte le tue posizioni, in mm -hmm. tutti gli argomenti, qual è proprio quello che eh, ti, ti genera più hating in assoluto? Il veganismo, ovviamente. <ride> che sì. poi, tra l'altro, anche eh, come, cioè, come. Ma no. tuttora nel 2023 ancora ti crea tutto questo. Sì. E infatti il veganismo è un argomento veramente jolly perché se magari io vado a parlarti di cultura dello stupro in un collettivo loro ti dicono ok brava, cioè, mm. magari ti danno pure ragione con uh, Gaudio perché comunque certo. è sempre bello vedere che qualcuno la pensa come te su un argomento così importante, ma ormai è stato più normalizzato, l'hanno dato un pochino più per scontato, mm. diciamo si è creata proprio una, uno schieramento culturale che, che ti che va a configurare quegli argomenti come ok, daily basis, io queste cose le so, però il veganismo no, cioè tu vai magari a parlare con la persona più femminista del mondo, che magari è ancora vegetariana oppure è onnivora. Quindi è molto bello magari entrare in quelle situazioni e parlare con delle persone predisposte, no? Uh, proprio perché magari si sono decostruite visto che hanno aperto la loro mentalità su tutti gli altri fronti che ormai sono già stati ben fissati, tipo appunto quello della cultura dello stupro, la difesa della comunità LGBTQIA+, la militanza eccetera eccetera e, e c'è un um, bel dialogo poi ovviamente se vai fuori dove manco sanno quello cioè manco sanno quello che per chi come me sta tantissimo in questi ambienti è il triplo più difficile, però è figo parlare di veganismo perché almeno non mi sento, cioè, non mi sento sprecata per esempio c'è questa attivista fantastica che si chiama Valeria Fonte che è una mia cara amica che ha pubblicato Ne uccide più la lingua Ne uccide più la lingua un libro di retorica femminista il primo in Italia che è veramente veramente bello e mi ha invitato a Napoli a presentarlo e c'eravamo io lei con Identice che è un'altra attivista um, vegana e femminista e Federica di Ho abortito e sto benissimo e il um, punto è che io in quella stanza sicuramente ero lusingata dal poter toccare finalmente con le mie mani una realtà piena di persone arrabbiate, piena di persone fatte in carne ed ossa che unanimamente condividevano uh, le parole di piene di vita, piene di anima che pronunciava Valeria. Poi è stato pure molto molto uh, commovente come... Um, come punto di incontro perché si sono condivise tante testimonianze belle, però io lì mi sentivo da una parte, nonostante ci, fossero, cioè, ci fosse stato questo connubio no, di emozioni sicuramente positive, un po' inutile perché dico, quelle persone a cui mi sto rivolgendo queste cose già le sanno, mentre se io lì avessi parlato di veganismo, visto che la maggior parte della gente probabilmente non era vegana, mi sarei sentita molto più utile. Per cui è sempre bello, è sempre bello parlare di veganismo perché è talmente sconosciuto come argomento comunque non trattato bene considerato ancora come su un altro pianeta, che se ne parlo so sempre di andare dritta... Mi fa sorridere amaramente questa cosa perché c'è il luogo comune che quando ti siedi a tavola con un vegano o una vegana ti giudica. In realtà eh, io ho potuto notare e osservare che succede proprio il contrario. Mm. Una delle mie più care amiche e colleghe è vegana. Lei si siede a tavola, ha ovviamente le sue opinioni e le sue idee, si siede a tavola nell'esatto momento in cui si siede gli altri si sentono in dovere di farti le battute come se volessero creare un link con la persona che però non ne ha bisogno in quel momento. E quindi e questo lo puoi mangiare, questo no. E aprono loro l'argomento, non sono talvolta i, i, i vegani, no? Quindi certo. Ho notato questa cosa mi, mi fa sempre. Perché si vedono sempre i vegani come, come persone aggressive che ti giudicano. Tante volte siamo noi che già ci mettiamo, eh, cioè, gli parlo degli onnivori, in attacco, in modalità di attacco, no? Sì, ma uh, questo controsenso, e quindi poi. È un po' un bias di conferma. Secondo me, tu fai di tutto per provocare una persona vegana con queste. Che non ti ha detto nulla ancora. Esatto, con queste domande abbastanza scomode. E poi quando ti inizia a rispondere dici che sta imponendo la sua idea. Ma intanto vediamo un attimo di ribaltare. <ride> è vero, incredibile. Sì, è incredibile. Vediamo... È una roba allucinante. Vediamo un attimo di ribaltare um, le nostre conoscenze. Intanto, forse sarebbe da dire che il mondo ci impone di essere onnivori. Perché nasciamo in una società specista dove è assolutamente normale mangiare animali e mangiare prodotti di origine animale e soprattutto impiegarli nella creazione eh, non solo alimentari, quindi prodotti alimentari, cioè impiegare ehm, questi, quello che viene sottratto agli animali in uh, tantissimi. Altri ambiti della vita, tipo l'abbigliamento, tipo la cosmesi, quando non ce n'è assolutamente bisogno. Per cui una persona vegana non sta imponendo niente. Il resto del mondo, che magari anche non mettendosi um, a disposizione per le necessità di una persona vegana, tipo un ristorante che non ha delle alternative, o un bar che non ha i cornetti vegani. Per fortuna quello di stamattina ce l'aveva, che impone alla persona vegana di doversi limitare poi. Sull'aspetto dell'imposizione io vorrei dire una cosa, se l'esprimere l'opinione, no? se l'esprimere la posizione del io non mangio animali perché c'è una motivazione etica, morale dietro, ti risulta come un'imposizione, forse è un po' un imperativo categorico che tu hai che te la fa avvertire come tale, è un po' il senso di colpa che chiama, nel senso... Se ti senti attaccato da quello che dice una persona vegana, quando non ti dice tu fai schifo, perché io veramente pochi vegani disagiati ho visto dire tu fai schifo, tu fai schifo, tu fai schifo perché mangi la carne ai derivati. Ma ti spiegano le ragioni per cui loro non mangiano la carne ai derivati e per cui in linea teorica, in linea massima, sarebbe bello se anche il resto del mondo abbracciasse no? questa, mh, questa possibilità. E. Ti senti colpito nel profondo e credi, ma tu stai imponendo la tua opinione, ognuno è libero di fare quello che vuole, perché forse ti rendi conto che stai esprimendo delle motivazioni forti, non sei pronto ad accettarle, e quindi tu ti senti in difetto, ma io non sono responsabile di come ti senti, di come le mie parole ti fanno sentire. Cerca tu di riflettere sul perché ti fanno sentire in questa maniera, capiscine la ragione, e là di conseguenza forse agisci. Dunque, in questi ultimi minuti ti volevo fare due domande. Allora, la, la prima un po' curiosa. Eh, il fatto che tu eh, abbia molti contenuti e mm -hmm. sappia argomentare, è una roba che ti crea problemi nel socializzare, nell'avere amicizie. E poi ti chiedo anche che tipo di amicizie cerchi se le cerchi eh, al di fuori del tuo lavoro. Ma io in realtà sono una persona molto socievole, no? Anche per um, una. cioè, io sono proprio una macchina, no? Mi definisco così. Cioè, punto all'efficienza massima. Quindi, anche se naturalmente provo piacere a eh, confrontarmi con realtà diametralmente opposte alle mie, proprio perché, giustamente, come avevi sottolineato tu, sei un chiacchierone <ride> e lo sono pure io. Ti dico che io riesco a unire l'utile al dilettevole perché nonostante io credo che la comunicazione debba essere distrutta, proprio come idea, come concetto, perché non sta scritto da nessuna parte che io devo dirti una cosa in un certo modo con un certo tono per fartela capire. È innegabile che finché la realtà funziona così, io posso continuare a sensibilizzare sul tema e quindi spiegarti Senti, io ti sto facendo un piacere nello spiegarti delle cose in maniera tale che ti senta a tuo agio, però non deve essere uno standard che devi pretendere, comunque un po' mi devo abba cioè, no, abbassare, un po' mi devo adat adattare. E quindi io stando con più persone possibili, che mh, ovviamente vengono da un background completamente diverso dal mio, affino queste capacità, ma sia per come poi esprimere i concetti, sia a livello argomentativo perché più ti confronti con le persone, più trovi dei sottostrati che sono interessanti. Cioè, per esempio, io prima di arrivare alla conclusione che questa, imposiz cioè, questa imposizione sul veganismo, no? eh, che viene eh, percepita, che viene cattata così dalla maggior parte delle persone, il veganismo come imposizione, intendevo dire, cioè, mh, io ho dovuto parlare con tanta gente prima di capire che la radice... Fosse effettivamente un io mi sento in difetto perché sento che qualcuno mi stia giudicando come se lui fosse superiore perché ha compiuto la scelta morale giusta e io inferiore. E poi da lì è nato tutto il pensiero. Per cui appunto, lo ripeto, lo ribadisco: non devo essere io quella a sentirmi responsabile per le tue emozioni, ma tu le devi curare mm. per capire quello che c'è alla base. Quindi, sì, a me piace parlare con tutte le persone, a me piace proprio. Andare oltre e poi, però, eh, anche se questo rimane un po' sul piano della conoscenza superficiale, ti dico invece: con i miei amici, no? se cerco amici, pure lì è molto una cosa legata all'attivismo, perché non ho davvero tempo nella mia vita. Mm. cioè, sto tutto il giorno a lavorare, eh, quindi a scrivere nuovi contenuti, a organizzare occasioni tipo queste dove accetto eh, di essere invitato a podcast, quindi mi devo spostare, eccetera, eccetera. Tempo zero e però, quindi allora, anche tutte le menti più. Eh, impegnate, no? E impegnative <ride> hanno poi bisogno di spegnere un attimo tutte le sinapsi, hanno bisogno di leggerezza. Cosa fa Maria Sofia quando ha bisogno di leggerezza? Niente, perché io non ho mai bisogno di leggerezza. Niente? Cioè, ti giuro, che io. Che ne, sono... ne so, un momento in cui ti ascolti della musica, ti fai che ne so, un bagno di sette ore eh, oppure una passeggiata cioè, ci sarà un qualcosa che ti, ti riporta una dimensione in cui spegni il cervello. No, perché io non. Cioè, hai presente avrai bisogno forse tra qualche anno adesso hai la forza e l'energia dei 18 anni quindi bruci delle tue passioni però tra un po' secondo me come è successo anche a me mm -hmm. che mi ritrovo in molte cose della tua personalità, della tua mentalità poi, che... poi a un certo punto hai bisogno di calibrare perché poi eh, tutta l'energia che profondi nel lavoro mm -hmm. eh, tempo che levi no? agli affetti, ad altre cose più leggere che servono nell'equilibrio della vita guarda probabilmente il tempo mi dimostrerai che stai dicendo delle cose corrette eh, però attualmente forse ho una, una convinzione che ti ripeto può essere spazzata via come tutto che questo sia proprio parte della mia natura hai presente il, il sonetto di Ugo Foscolo alla sera lui okay, okay. parla di questa inquietudine okay. io, mi ci riprovo, cioè io mi ci ritrovo proprio tanto per me la serenità non è uno stato mm. che mh, Coincide con il raggiungimento di un obiettivo. Per me la serenità è uno spazio vuoto da occupare con qualcosa di eccitante da fare, con qualcosa che dia al mio cervello, quel picco di adrenalina, quel picco di euforia di cui ho proprio bisogno per vivere. Sono la persona più sanguigna del mondo e parlando di musica, io questo lo rivedo tanto anche nei brani che ascolto, mm. cioè, questa è una roba molto sciocca da dire, però per dire: avevo questa ex migliore amica che mi ha fatto conoscere l'Ana del Rey. L'ANA ha cioè una discografia molto ampia okay. e ha delle canzoni un pochino più malinconiche, un pochino più spente, un pochino più mi piango addosso, più delicate e delle canzoni un pochino più struggenti che quindi riportano sempre l'aspetto di questa tristezza, di questa malinconia, però la amplificano come un qualcosa di graffiante e in più ci uniscono um, quella passione da cattiva ragazza, quella passione da ragazza che vuole... Uh, vivere al limite, e c'è questo momento che mi è rimasto impresso: no? E appunto, questa, questa persona che faceva parte della mia cerca di amicizie, di amicizie più strette, che per scherzare mi aveva detto: Ma tu non sei stanca ad ascoltare sempre Off to the Races? C'è una canzone <ride> che fa una I'm Off to the Races, Races of Bacardi Chasers. Cioè, che per cantarla ti manca proprio il respiro, c'è cioè proprio quest questo ritmo incalzante sì, 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 sì. che più ti sforzi. Però paradossalmente più ti viene l'energia, tant'è che ti manca proprio poi la voce, ti manca, però per continuare a cantarla. È proprio come se lo sforzo non, non, non equivalesse all'esaurimento, ma equivalesse a una carica ulteriore. Un po' come quando vai in palestra, sento questa cosa, e più anche se è faticoso, magari spingere con i muscoli, più lo vuoi fare perché vuoi proprio mh, portarti al limite. Eh, io quel tipo di energia ho dentro di me. Quindi no, la leggerezza è proprio una cosa che non, non fa parte di... Sei malinconica? Molto. Però è sempre quella malinconia sgomentata, piena di corposa, non quella roba che mi voglio abbandonare. Una cioè, malinconia non... viva. Sì, sono proprio piena di energia vitale, sì. C'è una domanda che si fa spesso, ma secondo me eh, viene sempre fatta eh, in maniera superficiale. Mm -hmm. e generalmente si fa all'inizio e io mm -hmm. te la faccio alla fine. Tanto per ribaltare. <ride> Come stai? Male, <ride> male perché un po' me lo cerco e un po' credo sia inevitabile eh, nello stato psicologico da cui sono stata messa mm. da tutte le questioni che sia nella mia vita privata sia in quella pubblica sono costretta a fronteggiare ogni giorno. <ride> Quindi da un certo punto di vista mi rendo conto che però eh, il mio impatto su questa cosa viene pure dal mio, come ho spiegato prima, Considerare la pace non come un sentimento di arrivo, quindi ah ok, questo era il mio scopo, ma come un po' un vuoto da occupare con progetti, con qualcos'altro che in maniera malsana, che in maniera perversa si traduce in una sorta di eh, ma io devo sempre stare all'allerta, io devo sempre essere vigile perché ogni cosa potrebbe turbare lo stato attuale delle cose, che quindi non mi godo, che quindi. Non sento come un'esperienza positiva, arricchente, ma un, devo sempre essere in movimento, devo sempre stare sull'attenti. Quindi, boh, da una parte, sia sì caratteriale, ma dall'altra anche tanto indotta. E mi rendo conto che ci devo lavorare. Quindi, come sto? Male. <ride> e dopo questo podcast, come stai? Un pochino una puntina? Meglio. Sì. Oh, basta, sì. mi accontento, mi accontento. Anche perché dobbiamo andare a pranzo da Impact. Quindi, <ride> quindi, nei, sì, quindi sì, sì, sì. Eh, grazie, Maria Sofia Federico, eh, che hai mille cose da fare, mille impegni nonostante la tua giovane età. Però hai trovato anche spazio per, uh, vedi che spazio torna nella nostra chiacchiera: hai trovato spazio per uh, confrontarti con me e anche entrare nella tua intimità, che mm. non è solo legata a quella. No, per alcuni l'intimità è soltanto quella là, che magari è sessuale, c'è cioè, un'intimità che è ancora più, più nascosta, e che bisogna avere la pazienza di, di scovarla. Quella personale, grazie per aver avuto la pazienza di scoprire la mia, a questo punto. Quindi pazienza e spazio, mi sa che sono le parole chiave. Esattamente. Grazie! Ciao, grazie, Ciao. è stato un piacere.